Superbike che riparte dopo un quick restart per la bandiera rossa, sposta per la caduta, per fortuna senza conseguenze fisiche, di Gianluca Sconza. Ancora a giocarsela Pirro e Del Bianco, purtroppo problemi per Lorenzo Zanetti che era in gara per la vittoria nella prima parte, che non riparte. In ritardo anche Kevin Manfredi con la Suzuki Penta Motorsport, che era in sesta posizione. Primo colpo di scena Alessio Finello alla cosa, va giù, peccato per Alessio, nessun problema per lui a quanto pare, mentre Del Bianco mette pressione a Michele Pirro. Sono 36 punti di distacco prima di questa gara tra loro due. Prova anche Mantovani a rimanere lì, mentre deve risalire la corrente dopo una brutta partenza Luca Vitali con la Honda della scuderia Improv. Prova in variante alta Del Bianco, ma deve desistere, non c'è spazio, e allora un numero da Cineteca col posteriore che saluta l'asfalto per un paio di volte, ma poi ritorna ad incollarsi grazie al grande controllo di Del Bianco. E il colpo di scena clamoroso, fuori alla tosa Michele Pirro, poi rientrerà in dodicesima posizione. Strada libera, spianata aperta per Alessandro Del Bianco e la briglia della nuova M2 Racing davanti ad un ottimo Mantovani, mentre Luca Vitali addirittura in terza posizione. Bravissimo Luca, in una gara di rimonta vince Del Bianco, seconda gara consecutiva per lui, seconda vittoria, davvero un trionfo. Viene aperto il campionato a meno 15 da Pirro. Moto3 che arriva la penultima gara della stagione nel sesto e ultimo round del CIP 2022, round Liquimoli all'autodromo Enzo Dino Ferrari di Imola. Si parte con la pole position di Carraro, che rientra per giocarsi il titolo, deve recuperare due lunghezze da Cesare Tiezzi. Vicente Perez Selfa, il compagno di squadra di Carraro, con la Veon del WeRace SM Post Course, scatta fortissimo, gran ritmo per lui, memore della stupenda doppietta del Mugello. Insegue Carraro, Tiezzi c'è anche nella partita Viaggio Vinceri, Gresini Racing, qui Bartalesi, l'attacco di Amadore, rientra Lorenzo Bartalesi con gran ritmo dopo l'ottimo tempo nelle prove. Perez Selfa arriva ad avere 2,5 secondi di vantaggio, ma poi chiude il gas, lascia passare Carraro, gioco di squadra tra i due e si posiziona nel mezzo, ma Carraro davanti non riesce a fare un gran ritmo e allora cambia tutto. Perez Selfa ripassa davanti e prova lui a trascinare il compagno di squadra per staccare Tiezzi, che vediamo in questo momento in terza posizione. Vanno così, si stacca intanto Biagio Miceli, Perez Selfa continua a spingere fortissimo, nel frattempo Bartalesi gran ritmo in gara, va a prendere Biagio Miceli, gli strappa momentaneamente la quarta posizione. Carraro ritorna davanti, chiude Perez Elfa che sarebbe secondo, ma becca 3 secondi di penalità, quindi in seconda posizione arriva Cesare Tiezzi, poi Lorenzo Bartalesi in quarta posizione con Perez Elfa che dopo la penalità chiude invece terzo, tutto da giocare nell'ultima gara di campionato. 600 Supersport che parte dall'autodromo Enzo Dino Ferrari di Imola per l'ultimo round della stagione, con la pole position di Nicolas Spinelli davanti a Ferrari e Mercandelli, con Bussolotti invece che ha un ottimo match point, 45 punti di vantaggio su Kevin Zannoni per andare a conquistare il titolo tricolore della 600 CIP. Gara subito molto combattuta, ma se ne vanno Nicolas Spinelli con la Ducati Barney Racing e Ducati Toccio Racing invece per Matteo Ferrari. Matteo Patacca invece in terza posizione, buono ritmo per lui con la Ducati Renzi Corse insieme a Roccoli e Mercandelli, una situazione ottima per Nicolas Spinelli che aveva affrontato questa gara con un punto di vantaggio da leader della classifica proprio su Roccoli, mentre Ferrari quarto nell'assoluta a meno 24. Sono della partita anche appunto Mercandelli, anche Matteo Ciprietti, ma il quartetto che insegue non riesce a recuperare, davanti spingono davvero davvero forte adesso Roccoli e Mercandelli che vanno a superare Patacca. È grande duello tra questi due piloti, con Roccoli che deve cercare di perdere meno terreno possibile da Nicolas Spinelli per giocarsi tutto fino alla fine della stagione, fino alla fine di questo campionato nella gara di domani. La spunta un super Matteo Ferrari che vince per distacco, gran finale di gara per lui. Nicolas Spinelli chiude in seconda posizione davanti a Roccoli, mentre Bussolotti, Zannoni, Pontone il podio della 600 CIP. Marco Bussolotti, primo campione italiano 600 CIP. La pre-moto 3 arriva a round Liquimoli, round finale all'autodromo Enzo Dino Ferrari, con una classifica abbastanza delineata in campionato, con Zanni a più 40 su Giulio Pugliese, compagni di squadra della C-Racing Team. Pugliese fa anche la pole position davanti a un ottimo Edoardo Liguori con la Two Wheels Polito del Pasini Racing Team, ed è proprio Liguori che inizia all'attacco la gara prendendo un po' di margine su Zanni, su Pugliese. Bene anche Cavalletti
tutto nelle prime posizioni, anche Massimo Coppa. Il gruppo poi via via si allunga e l'errore di Pugliese, attenzione, peccato, Giulio sbaglia in variante bassa, Taglia rientra in modo regolare sulla pista, però perde tanto terreno e allora ne approfittano Liguori e Zanni per allungare, con Zanni che ovviamente deve pensare anche al campionato. Giulio Pugliese però non molla, una rimonta supersonica la sua, velocissimo, raggiunge i primi due e va subito anche all'attacco, prima Zanni e poi Liguori, e si porta al comando della gara. Davvero strepitoso il ritmo dei piloti del C-Racing Team. Liguori che nel frattempo paga 3 secondi di penalità per mancato rispetto di track limit, prova comunque ad attaccare, avete visto che ingresso deciso, ma vince Giulio Pugliese. Liguori è secondo, in realtà è secondo Leonardo Zanni davanti a Liguori, e Leonardo Zanni in questo modo si laurea campione italiano pre-Moto3 2022. Doppio successo per la C-Racing Team in gara con Pugliese, in campionato con Super Leonardo Zanni. Super Sport 300 che arriva all'autodromo Enzo Dino Ferrari di Imola per il round liquimoli di chiusura stagione, con una classifica abbastanza delineata. A dire il vero c'è davanti a tutti Matteo Vannucci con 9 punti di vantaggio su Carnevali, 49 su Emanuele Vocino, ma Matteo Vannucci è impegnato in mondiale now e quindi non può essere presente, una caduta subito a centro gruppo per fortuna senza conseguenze, del resto strettissima la traiettoria della variante del tamburello, match point quindi per Carnevali. Si forma un gruppo di piloti subito molto veloci con Nunez Roldan molto efficace, così anche come Doren Lureiro, l'autore della pole col tempo di 2:06.877. Carnevali parte bene, si infila nelle prime posizioni, Nicola Plazzi qui che purtroppo è costretto al ritiro, problema per lui. Lureiro, Nunez Roldan, Carnevali in terza posizione, ma ci sono tanti protagonisti, naturalmente non manca Emanuele Vocino, non manca anche Colombi, e poi un Coppola scatenato davvero a fare grande ritmo, il pilota della Yamaha WM Racing Team, tutti agganciati, 7 posizioni con Carnevali che deve gestire. Poi attenzione perché accade anche questo, l'attacco di Vocino, le acque minerali, un Carnevali che prova un brivido sicuramente. Doren Lureiro qui va a riconquistare la prima posizione e lo rifà ancora la rivazza, però gira più stretto Nicolas Marford, la rivazza 2 esce davanti a tutti, e poi dopo aver avuto un po' di problemi Nunez Roldan recupera proprio nel finale, ma la punta sopra Alfonso Coppola, grandissima vittoria per lui, prima posizione Nunez Roldan, chiude secondo Vocino, terzo, non è ancora campione matematicamente Carnevali.